Inaugurato questa mattina nel reparto di oncologia dell'ospedale Faentino, il primo dei due alberi della vita che Interceramica e il Rotary Club di Faenza hanno voluto donare al Policlinico in occasione dell'edizione 2016 di Buongiorno Ceramica. Una trentina i ceramisti che hanno sposato il progetto nato qualche anno fa da un'idea di Mirta Morigi e oggi finalmente realizzato. Un albero della vita come fonte di distrazione per i pazienti del reparto. Un albero della vita come simbolo della lotta portata avanti su entrambi i lati, sia dal personale sanitario sia dai pazienti stessi, con un numero di vittorie sempre maggiore grazie ai progressi delle cure oncologiche che hanno portato l'Italia ad essere uno dei punti di riferimento in Europa. La seconda opera collettiva sarà invece installata nel reparto di ginecologia e ostetricia, là dove la vita viene alla luce. Ho avuto occasione, come tanti credo, di vedere in un'occasione magari non troppo felice e capire che era un luogo un po' triste, che si aggiungeva già un problema di tristezza o di preoccupazione, ci ha fatto pensare che potevamo fare qualcosa. L'idea era un albero, un mazzo di fiori, una cosa distrattiva, cioè non un'opera che avesse una sua bellezza totale, ma un'opera che fosse fatta da tutti i ceramisti, e tutti hanno dato qualcosa per costruire una cosa che potesse distrarre, e credo che ci siamo riusciti. Federico Lega per Faenza Web TV.